Poi raga, benvenuti, bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbacce, ragazzi, oggi assisterete a un video un po' diverso dal solito. Penso che vi sarete sicuramente accorti del fatto che sia uscita una nuova sfida in game in questi giorni, la 2v2 modalità draft. Sapete benissimo che questa sfida si può fare o con un random player o con un amico. Allora ragazzi, è successo che di farla con me si è proposto Santil. Santil chi è? È un pro player di FIFA che penso che nel ranking europeo abbia finito tipo in top 32 europeo. E oggi andrò a fare la sfida 2v2 con questo signore qua su Clash Royale, su Clash Royale. Quindi ragazzi, penso sarà un video abbastanza interessante. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto una volta che appunto lo avete finito di guardare. E se magari volete altri video del genere, o magari addirittura altri video costanti, da butto lì. Fatemi sapere, raga. Però dai, vi lascio la sfida. Buongiorno, mi senti? Buongiorno, buongiorno. L'ho vista un po' in difficoltà con questo arco X. Un po' tanto, sì, effettivamente. Non hai ancora fatto la sfida, giusto? No, no, anzi sto Ok. acquistando una classica che c'avevo e stavo provando un deck. Allora, facciamo queste due risate. Allora, dimmi il deck che devo usare. Tu sei il comandante, io eseguo ciò che lei mi dice di fare. Perché c'è un... Ah, ok. Allora potremmo Guida. utilizzare... Ok. Allora, io Golem di Elisir e te Golem clone. No, Ok. no, sto scherzando. Ma cosa mi dici? Ok, Ok, sarai odiato da tutta la arrivo. chat. Vai, strategiche, draft. Ah, meglio, più divertente. Almeno Allora, così pu... è bello, però con Golem Elisir e Golem Oddio, clone. abbiamo i deck a caso, quindi. Vai, ci siamo. Ok. Dimmi le carte che ti Allora. capitano, dimmi le carte che ti capitano. Allora, fulmine, palla di Fulmine. neve. Ok. Gigante Valchiria. Valkyria. Ok. Barile barbaro frecce. Frecce sono. Frecce, sì, per frecce buonissime. E curatrice cavaliere. Cavaliere. Ok, ci siamo. Che cazzo c'è? Bello, bello, bello. Ok. Perché c'ho Barile barile d'ossa, barile d'ossa. due. Fai barile Barile d'ossa d'ossa davanti al io. mortaio. Ok. Cacciatore. Buona quella hit. Con le frecce forse togliamo, con le frecce l'arciere magico. Vabbè, non le fare, non le fare. Sbagliato. No, no, va bene, va bene. Falle adesso che rompe il cazzo. Potevi prendere torre, ma ci sta, dai. Ma qua iniziamo già con le critiche, ragazzi, chat, difendetemi. No, no, assolutamente. Sono una povera pippa che gioco, vai, ok, Buona bomb dai. tower, Lo eh. Ottimo. lasciamo. Dovrei attivare centrale con quella bomba. No, Altrimenti stavo mettendo il golem di ghiaccio per non l'ho attivarlo. attivato. Non lo fare, non lo fare. No, no, difendiamo Buono, tranquillo. buono qua. E qua devo fare qualcosa a breve. Tieni la fulmine, vediamo se c'è una value di fulmine. Ok, bene, bene, aspetta. Asp guarda qui, aspetta che esca tutto, eh. Non è uscito il fantasma. L'ha preso lo stesso, ok, perfetto. Ah, non deve Sì, uscire il no, lo fantasma, vedo. che Il cazzo fantasma dico. non deve uscire. Buoni danni a sinistra. Ok, ci siamo. Facciamo mortaio difensivo. Fai golem di ghiaccio per mini pecca. Questo forse l'attiva la centrale, Dovrebbe attivare. Oh, comunque. Ah, tanto adesso prende il mortaio. No, mi sa che devo metterlo in basso. Allora, chiaramente se avessi avuto una sola torre l'avrebbe esatto. attivato. Però con due torri, secondo me, Questo adesso. va messo più vicino a destra, insomma. Faccio un barile d'ossa così Sì, a non caso liccare, per non liccare. C'ho il barile che è testicare. ottimo da fare quando è situato di attesa. Fai un draghetto dal fondo. Quello stavo facendo. Ok. Va bene, lasciamo così. Vediamo se ci dà una fulmine value, che c'è la fulmine, o anche delle frecce. No, 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 lascia perdere. Faccio cacciatore. C'ho Valchiria Fai per frecce sulla liberare. Faccio pirotecnica di là, frecce. a destra. No, Almeno ho preso la torre, non fa nulla. va bene, non era tanto, adesso non ci interessa prendere torre. Oh, quell'arciere sta rompendo cazzo. Qua. Ok. Ok,
Catcher Miner. Bello, bello, bello. Buono quel mortaio che dovrebbe andare a toy. Ferisce sempre? No, l'ho sbagliato. Buono? No, fatto il bello. Okay, c'è il barile d'ossa di là. Il barile d'ossa hit. Il barile d'ossa hit anche dall'altro lato. Fulmine a caso, così giusto per... Oh, quasi due torri, quasi due torri assieme, eh? Buono. Baldo, hai visto che giocatore? Oh, ma considera c'è da perdere mezz'ora qua. Ce l'hai mezz'ora? Mezz'ora? Io non c'ho un cazzo da fare tutto il giorno. No, mi dissocio, sono pieno di lavoro. Questo periodo è un periodo un po' morto. Gioco con un amico, vai. Ah no, c'ho tempo. Allora, boy, io c'ho... te che c'hai? Spaccamuro e goblin, gigante goblin. Spaccamuro? Poi? Golem di ghiaccio curatore, spiritello curatore. E golem di ghiaccio? Ok. Bandit strega madre. Bandit. Fulmine veleno. Oddio, aspetta, devo valutare. Allora, per i deck che abbiamo ti dico che è meglio la veleno. Però la fulmine è più easy da usare. Sì, vai, fai fulmine. Però abbiamo dei mazzi di merda, veramente orribili. Cioè, se vinciamo questa... Tanto ce le danno loro le carte, vorrei. Sì, sì, vediamo. Ok, macchina buona. Io c'ho mastino e macchina. Io c'ho barile. Mastino si può fare first play. Mastino nel 2v2 si può fare first play tranquillamente. Io splitto degli spaccatori. Ok, lucire dal fondo. Così, perché mi piace. Io per quel GR non ho praticamente niente. Per il cacciatore posso fare una macchina a distanza. Fai un bandito dal fondo sulla sinistra. Quello stavo facendo. Quello che mi dici di fare è quello che stavo per fare. Solo quello potevi fare. Nel senso, goblin, ah, goblin. Questo... no, processo la strega male. Faccio consegna. Che manco l'ho presa. Ok, io lo spirito del fuoco, eh. Okay. Buono. Perfetto. Buono, buono. Non ha fatto troppi danni quel GR, pensavo peggio. Togliete quella strega madre. Mamma mia, santo Dio. Fatela. Faccio gigante dal fondo. Sì, ah, gigante. Sta tentando liccare. Piuttosto butta carte quasi a caso, piuttosto che liccare. Fai un barile appena il gigante arriva. Puoi farlo già adesso. Sto facendo così. C'ho la torre inferno, E io ho messo una bandit senza... Vabbè, senso. Dovrebbe aiutarci per la pirotecnica. Perfetto, e in più deve difenderla. E in più deve difenderla. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Vai, io te li distraggo e tu li colpisci. Magari là non va a difesa. Qua non facciamo niente, che secondo me abbiamo un vantaggio di Elisir generico. Vediamo se difende sta macchina. Sì. Non basta, eh. Tre hit, fa due hit. Ah, vado a dire tal ponte che sono curioso di vedere come difende. Cos'ha? Cosa hanno? Buono, buono, tanta value ci danno. Abbiamo la consegna, eh. Però non so se lo spirito del fuoco è safe. Difendi di là. Perfetto. Sto provando con quello che ho. No, non servivano gli sgherri, però vabbè. Là non la togliamo quella. Quella no. Te l'ho detto che avevamo dei deck di merda, che la situazione sarebbe stata bella complicata. Fai gigante per distrarre quella. Troppo tardi. No, vabbè, tranquillo, ci sta. Quel gigante ignoriamolo, lasciamolo così. Ah, vediamo se da valore di fulmine. Fulmine, esatto. Giusto la fulmine, perfetto. Buona, vai. Ottima. Non ho preso la strega madre, però. Doppio spirito per i cosi là, doppio spirito. Andiamo di là? Perfetto, bella intesa. Grande intesa. Da soli. Vola. Non entriamo per una sega, ma comunque loro ovviamente hanno dovuto difendere, quello è l'importante. Si deve difendere anche perché ha preso golem di ghiaccio lì. Mortacci la cosa che torna indietro. La odio. Oh, questi se la cavano, eh. Puttana Eva. Qua ho l'inferno. Aspetta che faccio inferno. Questi non andiamo avanti. Qua spammiamo, ti dico, qua spammiamo. Fulmine. Sto ricaricando un attimo. Qualcosa tanto arriva. Non c'è bisogno, però va bene così. Macchina a torre! La macchina a torre, GG. Questa era tesa, Perché mi dà 2222 di oro?
Sì, è vero, è vero, è vero. L'avevo già visto che dava queste ricompense particolari. Bene. Vai, 2v2, Andiamo. gioco con un amico. Ah, me la mandi te, è vero. Vola. È Santil, Costa Casa, è uno streamer anche lui. Allora, cos'hai? Ce I due spiritelli. ne sono tre, quindi non mi sei di aiuto. Ce ne No, sono quattro. ghiaccio e zap. Per me sono quei due gli Spirito elettrico, spiritelli. spirito elettrico. Esatto. Sì, principe e minor. Principe. Mamma mia, come siete fiscali in questa chat. Così gli scheletri da 1 e goblin da 2. Goblin da 2. Pirotecnica e mago normale. Prendi mago perché io ho già la principessa, quindi principessa e pirotecnica. Quindi? Mago. Non t'ho sentito, ok. Ci sarebbe stato meglio la pirotecnica, però la pirotecnica è un po' complicata da utilizzare. Sì, però è una grande rottura di scatole. C'ho mastino. Ok. Mastino e razzo. Ciao razzo. Vabbè, gli faccio una Cioè, che testa di faccio? attesa, che qua è particolare la situazione. Ma perché lì il mastino? Perché Va così mi bene, dai. hanno insegnato a giocare. Si fa mastino first play. Sì, E gli altri ma mettono non in quella mastino e razzo. posizione. Ho la fulmine, quindi buono. Buono anche gli sgherri dietro. Io c'ho pure a razzo, noi facciamo combo razzo fulmine ed è finita tutta. Tanto Faccio la Tesla fulmine mi là, tende la perfetto, Valchiria perché e veramente non Calibre sapevo che è cazzo tutto. fare altrimenti. Buona la Tesla di attesa che ci va a togliere la Valchiria. E poi qua si fa una giocata molto ignorante. Molto ignorante effettivamente, non penso che quel principe arriverà mai nella vita a torre. Ok, hanno fatto anche le frecce che probabilmente non servivano. Ma non è che mazzo di merda che c'è te. Fai l'acero perché... No, non fare l'acero, scherzo. Non fare l'acero, ok? No, sto facendo, ho fatto quello C'hai un per... mazzo Sto di merda, fatto. orribile. È Lo orribile il tuo... È so. impossibile che noi andiamo a vincere questa partita, eh. Ma perché... No, questa la vinciamo sicuro. Però il fatto è che c'ho razzo, c'ho mastino e c'ho gigante goblin. Quindi non è proprio il massimo. Ah, vediamo Però l'attivasta gli do... centrale, aspetta, non fare niente che vediamo l'attivasta centrale. Volevo... Faccio io con gigante goblin. Vabbè, fai tu. No, c'avevo la stessa, non l'ho fatta. Ok, mago ottimo, eh. L'ho attivata. Oh, chi cazzo è che l'ha attivata? L'hai attivata tu con Ok, non è l'importante chi l'ha attivata, l'importante è che sia attivata. La pirotecnica muore dall'esplosione, perfetto. Perché fai il No, mastino il così? creto. Non fare il mastino così. Ma prendevo l'Isir. No, ma sì, ma fallo a destra, non in quel modo, è il posizionamento che è ambiguo. Non lo so, me lo devi dire tu, che ne Fai Prince so. dietro, fai Sì, Prince dietro, fai ho... Prince dietro. Dietro dove però? Dal fondo? No, intendevo dietro al Mamma mia. mastino. Vabbè. Specifica. Ci sono problemi di comunicazione, ragazzi, non vi preoccupate che li risolveremo. Tesa. Questa è tosta. Non Attacco avevo qua. visir, eh? Ci Meno servono. male, Io mi pensavo sono di aver guardato perso. Abbiamo questa Rocket mister Fulmine. cagata. Tutti in difesa. In difesa. Ci chiudiamo in difesa. Difesa alla Questa proprio. cagata la facevo io con la pirotecnica, sicuro. Meno male che gli ho Ma dato sai che ti l'ulti. dico? Uno di loro non sta più giocando, secondo me. Può essere. Secondo me uno di loro non sta Vediamo. più giocando. Che Ah! faccio qua? Tira Che Rocket. faccio? Rocket, Rocket, Rocket. Che fai? Rocket. Rocket, fai Rocket, fai Rocket. Tu su tutto, eh. Vedi che perfezione di razzo, si vede che gioco Logbait, che almeno il razzo lo so. Ok. No, va Fai fatto cielo se pure questo serve, gioco. perché veramente c'è un deck orribile. Capisco che ti trovi. Facciamo fulmine qua. Ok. Vabbè, qua in realtà, vabbè, per non buttare faccio la Rocket full razzo e... Con Rocket di Santillone si vince il Ah, game. Si sì, vince il game. diciamo. Mamma mia, che mazzi di merda che avevamo. Intanto, still imbattuti. Still unbeatable. Ok, andiamo. Cos'hai? Tombstone e Gabbia Goblin. Tombstone. Ah, ok, prendi la gabbia. E Mago e Goblin Cerbottaniere. Cerbottaniere. Qui Bene. Mi piace il cerbottaniere. Domatore e mongolfiera. Forse mongolfiera sì. Sì, potrebbe mongolfiera. Magic Archer e fantasma. Ah, Magic Archer è complicato da usare, però ci servirebbe.
Qua ci penso io, metto a caso. Ok. Aspetta, okay. Magic Archer, se vuoi fare danni alla loro torre col Magic Archer, hai beccato la persona sbagliata. No, tanto nelle 2v2 no. Prendilo. Nelle 2v2 tanto è difficile che arrivi al Magic Archer, intendo proprio in difesa. Che stupido, c'ho barile, spirito del fuoco. Questi non abbiamo dei brutti mazzi, eh. Non abbiamo dei brutti mazzi. Fai barile. C'è la trivella. Difendo con il... Perché avevi Dark Prince? Gabbia, c'è la gabbia. Bravo, in faccia giusto farlo. C'ho il coso qui. Perfetto, bravo, spirito era sufficiente. Ok, difendiamo, ripartiamo incontro. Fai mongolfiere e tieniti le frecce. Fai mongolfiere dietro e tieniti le frecce. So che non hai l'Elisir, ma comunque l'avrei a breve. No, ce l'ho. Cioè, non ce l'ho, ce l'ho fra poco. Là ci pensano loro. Forse eccessivo, però gli salvo il moschettiere. Ah, moschettiere! Ma qui hanno fatto un push a caso. Poi noi avevamo un counter perfetto, cioè... Difendo io. Faccio io... No, difendo io. C'ho più l'Elisir. No! Ma te l'ho detto prima! Hai laggato e quindi ho capito difendi e poi ho capito che hai detto difendo io e quindi c'è stato un problema. E c'è pochissimo Elisir, ok, faccio io mascalzoni di attesa. Mascalzoni di attesa mi è nuova. Faccio gabbia. No! Vabbè. Grande intesa, eh. Devi considerare che io avevo molto più Elisir di te. Avevo molto più Elisir di te io. Ma ti viene voglia di difendere a prescindere perché vedi un domatore che si avvia lì. Cattivo. Sì, ma siamo in call, eh. Quello il fatto che non si dovrebbe far venire. Faccio tutto io qua. Ok. Io sono senza Elisir, quindi se dovesse succedere qua. Ok, qua non serve che tu faccia niente. Ma come cazzo giocano? E poi faccio un barile così a caso. Per non liccare. O comunque, visto che la situazione è buona ed è anche di attesa per adesso, chiedono chi c'è in call, quindi magari fa una presentazione. Fai un cazzo, faccio io. Giù. Ah no, bravo, lascia così già. Io lo odio il fantasma, io lo odio. Fantasma, pirotecnica e Magic Archer sono le tre carte che io odio di più. Non hai la gabbia in cycle? Ok, fai gabbia per il domatore? L'ho fatta male, però... No, va bene, sti cazzi, no, non stiamo a guardare l'esecuzione, dai, su. Fai barile, fai mongolfiera. Faccio mongolfiera dietro il... Tieniti le frecce? Mamma mia che valce, che robetta qua. Dai le frecce. Sì. Certo che... Ma ti rendi conto che ci è capitato un mastino mongolfiera in 2v2 draft? Sì. A caso. Bello però, siamo fortissimi. Non ho ancora mai usato il cerbottaniere, mettiamolo, perché mi dispiace. Non l'ho mai schierato, faccio gabbia. Una volta che l'avevo fatto bene. No, va bene, tanto qua negli ultimi secondi. Va bene che difendiamo con più roba. Guarda quel cerbottaniere che carino. 4-0, eh. Is. Ez. Niente, chiedevano chi c'è in call, quindi se vuoi magari... Ragazzi, sono anche uno streamer che ama Clash Royale, ma che non porta Clash Royale perché sono una pippa, ma ci gioco da quando è uscito il Day 1 e non l'ho mai abbandonato. E difatti ero triste quando CR non aveva i numeri che meritava perché è veramente un bel gioco. 11.000 vittorie, insomma, dai, 11.000 è da uno che ci ha giocato, il giusto, insomma, ci ha giocato tanto. E conosciuto Tom perché ha iniziato a streamare poi su Twitch, io vedendolo comunque mi piaceva Clash Royale, gli ho dato qualche consiglio e ci siamo sentiti, ma c'è ancora da migliorare qualcosa all'interno della live. Nella tua, ovviamente, nella tua si intende. Che c'hai come carte? Estrattore e capanna goblin. Prendi capanna goblin. Poi prendo capanna, ok. E boscaiolo trivella. Trivella. Cavaliere GR. Cavaliere va. Cavaliere? Sì, cavaliere. Ok. E tronco e barile barbarico. Tronco. Sì, infatti io gioco a FIFA, ragazzi. Sono qualificato ai playoff delle Global Series di quest'anno. Su FIFA me la cavo. Fai i lancieri, giusto i lancieri. Un po' esagerato, dai. Ci sta, dai. E però è un bel push questo, eh. Faccio io? Ok. Ma che fanno? Buono! Hai visto?
Ti ho detto che era un bel push qua. No, perché effettivamente non sai mai cosa potrebbero avere gli avversari per... Fai capanna. Al centro o dietro? No, al centro. C'è un gigante goblin da difendere che è dietro. Dietro? Mi dispiace buttarlo lì. Ma come dietro? Povera capanna, così. No. Oh, partenza niente male, Penso di avere un cycle 2.1 forse. C'ho tutte carte da 1 e da 2. Tutte, c'ho zap, tronco, questo. Infatti devo ma che fanno? Ah, fai trivella a torre, fai trivella a torre. Io non so dove si fa, l'ho fatta dietro, però onestamente non so come si fa. Poi faccio un golfio. Guarda che è tutto perfetto. Che intesa. Rip. Un golfio della torre. Allora, avendo pushato a caso, perché abbiamo pushato effettivamente a caso, non abbiamo niente qua. Fai la capanna, riesci in faccia. No, fai il cavaliere. Bombarolo, scheletrini ottimi, tronco appena puoi. Forse non c'era più bisogno. Vabbè, abbiamo difeso come potevamo. Ah, ci sta, giusto. Onesto. Lancieri. Faccio lancieri. Sì. Ah, gli sigari forse sono safe, non serve che... Ok. Devo ricaricare un po' di visir. Allora, per il meme adesso devi fare capanna dietro, a sinistra. Dietro qua? A sinistra. Ah, ok, vai. Esatto, per il meme andava fatta sta giocata per forza. Cioè io ti ho detto di prendere capanna solamente per questo. Perché nel mentre che a te nella scelta ti è capitato capanna goblin, a me è capitato capanna barbarica. Ok, giustamente li prendiamo entrambi. Certo. Adesso si fa. Ok, anche mongolfiere appena puoi. Non ci frega difendere, tranquillo. Ah, infatti che dobbiamo difendere qua, noi pushiamo. Alla zappa, proprio. Too late. No, ci sta, capata tutto attore. Vai, spammiamo cose a caso. Siamo una squadra fortissimi. Perché secondo me siamo gli unici che si stanno facendo sta sfida in call. Sì, cioè, ma noi stiamo tryhardando, Noi stiamo effettivamente tryhardando. Tryharda, sì. Cioè, ti sto anche dicendo quali carte prendere. Stiamo effettivamente tryhardando. Gigante elettrico, c'ho. C'ho il gigante elettrico. Te che c'hai? GR o reclute? Vai di reclute. Sgherri da 5, orda di sgherri e barile. Barile quale? Goblin. Ok, facciamo... Goblin barrel. Facciamo barile goblin. E boia macchina. Macchina. Ultima. Cannone a rotelle principe. Cannone a rotelle. Abbiamo dei... Cazzo, te hai reclute, macchine e cannone. Cioè, sono tre carte di un deck esistente. Poi c'è il golem di ghiaccio e ariete. No, come così, ariete. Vabbè, io faccio una cosa... Allora, facciamo qua... Fai il cannone. Infatti quello stavo facendo, poi però aspettavo conferma. Ma se aspettiamo conferma, il GR ci fa torre. C'è ragione. Però non fare niente. Vabbè, tieniti la zap. Però... Vedi? È un po'. Ho sbagliato la zap forse un pochino, però. C'è stato. Ma guarda che loro per difendere hanno speso tanto, Sì, anche te, c'hai 3 di Elisir. Qua tu non pensare a me. Oh, buono che abbia fatto sto coso. Che cazzo fa questo? Buono. Difendo io con il barile barbarica appena. Degli arcieri. Va bene, dai. Male. Ok. Ok. Macchina? Non faccio macchina qua, sì. Così, giusto? Sì. Fai il golem di ghiaccio davanti al muro davanti. Ok. Ok, ora lasciamo così. Ma questa l'ho fatta subito perché già la stavo per fare, poi però mi hai dato conferma e l'ho fatta. Buono, va bene. Faccio io. Okay, perché non c'avevo nulla. Anche perché te un po' fa niente. Si fare barili adesso. Ah sì, avresti potuto, ma ormai lascia perdere. It's too late. Lo sto carriando, Shadow. C'è un bandito a ponte. Ok, allora. Okay. Fai reclute, va? Sì. Ok. Non ci ripensavo che te effettivamente avessi le reclute.
Barile Goblin a destra. E lasciamo così. Tieniti la zappa, i due di Lisire esatti. Ok, niente. Vabbè. Cazzo, io stavo liccando. Non ho liccato, ma per un filo. Cioè, mi è toccato fare sto giant ambiguo. Bello lì giant così a caso sull'otto gigante. No, no, non è a caso, non è mai a caso. Mortaio buonissimo. Uno solo non ha deviato. Ok, perfetto. C'ho il barile, c'ho il barile. Appena sarà. Perfetto. Certo che l'orda di sgherri sugli giant mi è nuova. Infatti non l'ho capita questo. Vai, vai, spamma qui, spamma che abbiamo un bel vantaggio. Spamma, spamma. Aspetta, questa è la gioia dell'anno, ragazzi, guardate. Ariete e barile. No, c'è il tronco, non ci credo. Dove è uscita sta tronco? Però non dovrei bittare, eh. Ok, perfetto. Cazzo, è tesa. Reclute dal fondo. Abbiamo degli ottimi deck, eh. Comunque abbiamo degli ottimi deck. E poi ci pensano le reclute, il mortaio, io faccio arcieri qui. Ok. Quel boia può un po' scassarci il suddetto. Ok, qua lasciamo così. Te comunque quando non liccare mai, fai anche cose a caso. Cose dal fondo se hai paura di far qualcosa. O comunque quando hai barile fallo sempre a torre. Il cannone lo sta giocando troppo poco. Fallo dal fondo piuttosto, quando non sai che fare. Ah, cosa? Cazzo. Ma in realtà è buono. Faccio miner sul... No, non faccio miner, tanto muore lo stesso. Vabbè, faccio comunque miner per... Adesso siamo in teoria in netto vantaggio di Elisir. Hanno un giant sotto torre. Hanno un giant sotto torre. Adesso lui fa tronco e io gli vado dietro col barile. Sì. No, l'ha fatto me. Abbiamo vinto. Uno di vita. 35 di là. Stava la torre a 1 a sinistra e 35 a destra. Ezzo. Cambio tutte le gemme. Senti. 6-0. Ezzo. Vai, next, sono caldo. Allora, mi lasciato nulla, mi fa fare tutto a me. Arco X o barbari scelti? Scelti? Che belli, sono più ignoranti, più semplici. Golem o GR? Golem. Spiritello Zap elettrico e Golem di ghiaccio. Spiritello elettrico. E Principe Oscuro o Goblin da 2? No, Goblin Lancieri. Scusate. Dark Prince, abbiamo degli ottimi deck. Considera te hai Golem, cioè te hai 4 carte che potrebbero essere tranquillamente di un mazzo e io ho la fulmine che accompagna il Golem. Cimitero, Mega Sgherro, Veleno. Altre, ma non è vero che hai cimitero? Ma dove hai visto il cimitero? Io ce l'ho la cimitero, è la prossima carta che ho. Ah, ok, ma no, di quel... Bravo, no, ma hai fatto bene, ci sta a fare il Golem. Perché lui ha fatto gigante. Io Shultrak Inferno, abbiamo dei deck veramente bestiali. Difendo io qua, tranquillo, faccio i Scaricucci che sono abbastanza safe. Ok. Fai cimitero. Appena arriva il Golem, ovviamente. Vai, tieniti Poison, che farà un Lio di Lisir live. Faccio cimitero e veleno. Ok, buono. Di veleno. No. L'ho fatta male, potevo prendere tutto. Potevo prendere pure il lanciere, l'ho fatta male, mia colpa. Però... Spero che non si attivino centrale, Se l'attivano, se l'attivano. Tanto ti pigliamo torre adesso. No, è sbagliato fare drill dietro nelle... L'ho fatta io, nel senso... Lo dicevo come se avessi sbagliato te. Ragazzi, cioè, se la prendeva con me, che vuoi? Mega sgherro dal fondo. Non la prendo. Ma dal fondo qua, sì. Faccio scelto. Che... Va bene. Easy. Cioè, in realtà non proprio easy. Questi non penso che siano in call. Per fare The Arco X, Gigante Goblin. Davvero è una bella combo. Qua non penso ci abbia bisogno di altro. Oddio, se tolgono i lancieri sì. Quello va a torre, non era... No. Hai lo spirito elettrico per resettarlo, ricordati che hai lo spirito elettrico per poter resettare il... Vabbè, ma non c'era bisogno. Hai pochissimo elisir, quindi qua aspettiamo. Ok, quello lo fa.
Io aspetto solo il per 2 per rimettere. Beh, sì, Golem. Vai. Fallo appena 10. E qua metto dei Rascals che magari dovessero pushare di qua. Siamo un attimo coperti. Ok, io ho la fulmine, quindi per adesso veleno. Aspettiamo. Ah, ok, tu c'hai fulmine, ok. Io faccio cimitero, veleno, cercando solo... Fai spirito elettrico un attimo per riciclare, poi fai cimitero, sì. Ok, fulmine. Te fai cimitero poison. Faccio di qua la fulmine che prende anche il prince in teoria. Ottima. Qua facciamo i goblin. Va bene, va bene, va bene. Dovrebbe essere torre perché c'è un golem full... Quella sì, perché c'è il golem full vita lì. Sì, quello... sì, 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 torre. Devono difendere il Dark Prince. Dovessero arrivare a push ambigui a torre. Fai golem davanti. Ok, fai golem davanti e via. Oh, yeah. Top. È bello quel golem. 7-0. Bello anche quanto il pescatore che pesca il coso. Quanto ignorante. Questo era forse il miglior mazzo che ci sono capitati. Il miglior mazzo che ci sono capitati. Eh? Sì. Sei d'accordo? Sì, è perché si completavano a vicenda. Ma pure loro mi hanno dato la veleno che comunque era utilizzabile là col golem, ma... cioè la veleno, la cimitero. Mi hanno dato cimitero e veleno loro. Andiamo, 7-0, eh. Allora, estrattore o lapide, io ho due carte oscene, te che c'hai? Fireball Fritch. Fireball Fritch, prendi i Fireball, io prendo l'estrattore che magari ci può essere utile. Sì, andiamo sopra di Lisir, andiamo sopra di Lisir. Poi? Cannone a rotelle Miner. Cannone. No, prendi il Miner che sennò lo diamo a loro per... Esatto. Quello so di. Drago, come si chiama? Drago elettrico e arcieri. Drago elettrico e arcieri, prendi gli arcieri. Okidoki. Mega Sgherro consegno. Le mie quattro prendi Mega Sgherro. Le mie quattro carte sono estrattore, spirito elettrico, lancieri e terremoto. Qui veramente dobbiamo tirare fuori la goddata. Ok. Hanno dato un gol in Elisir, a me hanno dato gigante Prince Barriedos, quindi not bad. Non lo fare mai il gol in Elisir, non lo fare mai. Vabbè. Difendi? No, aspetta, faccio io. No, non posso. Sto liccando. Ok, lasciamo così. Tieniti Fireball, dovesse essere. Falla, che sennò. Perfetto. Ma gli arcieri dal fondo si splittano o non si splittano? Okay, si splittano, vai, falli qua. Li metto qua. Vabbè. È Santi il Link Call, raga, è uno streamer di FIFA. Ah. Allora, faccio l'estrattore. Ho gli scariguccioli che non sono male. Il Draginferro sai come farlo, no? Per... Sì, in teoria sì. Poi... Devi farlo al lato di due caselle, non di una. Vai, ok, va bene. Aspetta che... Falla al ponte, sì, diretto al ponte, in quella posizione. Porco demonio. Sì, nel momento in cui l'ho messo. Fireball, va bene, Fireball. Abbiamo difeso come potevamo, ma io non potevamo fare assolutamente. Però se fai gigante, no, non so quanto. No, faccio un barile giusto per. Considera che ho l'estrattore, ho messo l'estrattore, quindi sì, due estrattori. Consegna ha preso tanta value. Non ci interessa. No, appena si fa un bel golem di Elisir dal fondo. No, non lo fare, quello mai, veramente. Posso fare trivella? Sì, falla. Io mi tengo terremoto, dovesse essere utile. No, non è utile per niente. Porco due, boia, rompe il cazzo. Come lo togliamo? Già adesso è un problema toglierlo proprio. Fai arcieri. Per forza. Perché c'ho... Fa il miner sul boia, il miner sul boia, perché veramente non si può fare niente. Lasciami stare il mio drago inferno. Buono, in teoria l'abbiamo folgorizzato più o meno. Sì, ma questa è brutta. Devi fare fireball. Non togliamo il boy. Siamo sopra. Mega Sgherro, perfetto. Meno... Sì, ok. No, non me li fa fuori gli arcieri, godo. Tienitela... non hai Fireball, va bene. Tienitela adesso, falla. Perfetto. Peccato.
Si fa il posto. Attento che parto con un altro. altro gigante elettrico. No. No, qua ho sbagliato, potevo fare trivella difensiva. No, Mi hanno perso, mi sa. no, no, che abbiamo Una perso. sola hit, Qua faccio trivella offensiva. Bella, ok. Ok. bella cattiva. Draghi Inferno sulle sulle cosola. Vai Draghi Inferno. No, ho preso Thor, Vedi? cazzo. So che No, Draghi vedi. Inferno è ambiguo, ma lo devi fare per distrarlo. Sì, lo so. Faccio golem di ghiaccio qua. Per distrarre la bandit. Vabbè, ho fatto tutto Mega il sghiero, tempo. perfetto. Ho sbagliato, ho fatto troppo avanti, però fa nulla. Lascia perdere di là, eh. Miner Fireball. GG. Appena la carico. È andato. Oh, questa era tosta, eh. Sì. No, c'è il miner da solo, ha fatto due. Era tosta parecchio. Sì, gli scaricuccioli sono d'accordo con Alessio, sono molto sottovalutati. Ma Sono ci hanno poco. salvato sia sulle Giant ma anche su un Poco Gigante Royale che poco. veramente. Contro l'Electro Giant gli scaricuccioli fa sono Sì, ma contro il paurosi. Gigante Royale ci hanno salvato anche. Vediamo Sì, sono. che c'hai te. È Golem gigante. Golem quello Sì, buono? Ok, Golem, Golem. sì. Golem quello buono. Barile Barbarossa. Che Finisce perché scusi. carte hai? Barile, Barbaro e Terremoto. Prendi terremoto, che loro c'hanno la torre bombardiera, gli ho dato. Ok, Bandit Princess. Bandit. Poi la Princess. E bocciatore e come si chiama? Spiritello del Fuoco. Bocciatore, Beh, facciamo un push golem, bocciatore va. No, mongolfiere. ma non è vero che non li usa nessuno gli scaricucci, raga, eh. Non. Sì, sono sottovalutati, sì, ma non li usa. Non è vero che non li usa nessuno, a livelli alti comunque li usano. Oh! Difendi tu? Difendo No! io. Ho capito, è una buon'ora, eh. Pensavo difendessi tu. Che vuoi dalla mia vita? E qua faccio un bocciatore così dal fondo. Madonna, se l'avessi fatto davanti era un po' meglio, ma still, no, lascia ignora, non fare niente, qua la situa è safe così. C'è giusto un arciere a torre, ma. Giusto un acceleratore che ci sta a Golem fa da. davanti, così ci Vai, stai. vai, che abbiamo preso un sacco di danni. Intanto c'è il bocciatore che fa fuori il dart. Terremoto is coming. Forse non c'è bisogno, però ho fatto stesso. Ok, una hit da mongolfiera l'abbiamo 2. dato. No. No. Quello mo è una Ok, rotturatoria. la macchina a torri. Vabbè, ci pensa il bocciatore. Guarda quel bocciatore dal fondo, quanta value che ci ha dato. Guarda, guarda. Ops. Pesa anche la torre. Fa pirotecnica. Pirotecnica e bandit. Pirotecnica e bandit. Eh no, No, sì, ho sbagliato. Certo. La pirotecnica non l'ho mai utilizzata. Quindi la odio soltanto perché quando ce l'hanno gli altri è troppo facciamo le guardie, va, che sennò prendevo qualche danno. Ok, buona, qua facciamo fireball. Te non far niente, eh. forte. Si muove. Ok, No. porco due qua che. Il fatto è che io avevo la gabbia ma non l'avevo in cycle. Qua la gabbia sarebbe stata veramente ottima. Il cacciatore pensavo prendesse. L'ho fatto pure un po' spostato apposta per prendere i Faccio golem. la macchina, difendo io qua. Ok. Faccio golem dal fondo. Sì. Era meglio Dovrei farla a farlo sinistra, eh. all'approvato per Eh sì, coinfilia. era meglio farla a sinistra, decisamente. Bruno, Ok. porti anche da lì. No, no, va bene così, va bene anche così, ok. Francesi giusto per aiutarmi a pulire i goblin. E qua posso fare bocciatore per non fargli Buono, prendere buono, pure buono, buono. qualcosa. Gabbia. Grazie. Messa giusto, perché tanto l'ho detto, non si bada, non si bada all'esecuzione. Adesso quello io potrei fare un cimitero di qua se tu fai qua. No, non Sì, faccio lo faccio. niente. Lo faccio. Non liccare, terremoto là, vai. Ah, giusto per non liccare. No, giù. No, la principessa con la terremoto Sì, non la faccio terremoto lo niente. togli la il golem, la togli. Ok, fai golem, fai golem. Ok. La ignoriamo ormai, eh. Cimitero anche, butta tutto. Vai, giocate ignoranti. Sì, Ok. hai tirato la mongolfiera.
Golem, sì, danno, sì, qualcosa, 33. 9-0, eh? 9-0. Siamo fortissimi. Mamma mia. Potremmo giocare Ludovic 2 per Team Liquido, comunque anche SK A Gaming. voglia, sì. Sì, infatti. Ragazzi, il video di oggi finisce qua, 9-0 col Santillone nazionale. Avrete sicuramente conosciuto meglio in queste nuove partite, molto 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 intense. E niente ragazzi, più niente da dirvi, mi sono divertito veramente tanto. Spero sia stato altrettanto per voi guardando queste partite. E fatemi sapere se avete fatto anche voi questa sfida, se l'avete fatta con un vostro amico o se l'avete fatta con un random player e com'è andata. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video.